Pochi minuti fa è arrivato il nuovo protocollo proposto dalla FIGC per la ripresa degli allenamenti, per la ripresa del campionato. È molto simile nelle regole a quello per gli allenamenti. Giovedì prossimo ho convocato FIGC e Lega per valutare insieme, anche in base all'andamento dell'emergenza sanitaria, la data e poter decidere insieme se e quando riprendere il campionato anche in Italia. È stato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora a confermare ieri l'arrivo del nuovo protocollo che nelle intenzioni sarà quello definitivo per dare il nuovo start al calcio. 39 pagine che dovevano essere consegnate oggi e invece la Federcalcio ha anticipato un po' i tempi per rendere più veloce una ripresa che nelle intenzioni del titolare del Dicastero potrebbe essere realtà tra il 13 e il 20 giugno. Per gli aspetti strettamente medici si richiama quanto previsto dal protocollo allenamenti. Al suo interno le misure di quarantena da adottare in caso di calciatore positivo sono state indicizzate rispetto alla situazione sanitaria nazionale al momento in cui il contagio del giocatore dovesse avvenire. Quindi migliore sarà la situazione in Italia, minore sarà la restrittività delle regole. Al momento le due date ipotizzate per la Serie A sono il 13 e il 20. Per il momento dunque resta valido quanto deciso per gli allenamenti collettivi, con l'individuo colpito da Covid-19 in isolamento e il resto della squadra in ritiro per 14 giorni con possibilità di allenarsi. Negli stadi è stato confermato che saranno ammesse al massimo 300 persone, comprese 60 del gruppo della squadra in trasferta. Fra queste 300, oltre a calciatori ed arbitri, anche 6 raccattapalle maggiorenni, 8 componenti della delegazione della società ospitante, 4 di quella ospite e 6 addetti alle pulizie. Anche gli arrivi dovranno essere scaglionati. Gli arbitri dovranno arrivare allo stadio un'ora e 45 minuti prima del fischio d'inizio, uno per macchina. La squadra ospite un'ora e 40 prima, suddivisa in più pullman, i calciatori di quella di casa un'ora e 30 prima, con auto proprie. E negli spogliatoi, se possibile, titolari e riserve verranno divisi in ambienti diversi. Per quanto riguarda l'ingresso in campo, avverrà in momenti separati per le due formazioni e non ci saranno bimbi ad accompagnare i calciatori, né mascotte. Vietate le strette di mano e foto di squadra, come vietato sarà avvicinarsi a meno di un metro e mezzo dal direttore di gara. Il protocollo ora dovrà passare attraverso il parere del Comitato Tecnico Scientifico del Governo. Il ministro Spadafora si è impegnato ad arrivare con il parere definitivo già all'incontro di giovedì con tutte le componenti del mondo del calcio, quando si deciderà se la Serie A ripartirà oppure no. Quanto sia delicata la situazione lo si comprende dal senso di responsabilità che lo stesso movimento calcistico attribuisce nelle conclusioni del documento. L'attenzione dell'opinione pubblica sul calcio professionistico, sulle squadre e sugli attori presenti allo stadio durante la situazione attuale sarà massima. Un comportamento esemplare per quanto riguarda le misure igieniche e di isolamento al di fuori del terreno di gioco risulterà decisivo. La giornata di giovedì dunque sarà decisiva per capire quali campionati riusciranno a mettere in pratica il protocollo in maniera continua e assicurare la conclusione dei tornei, così come il Consiglio federale di settimana scorsa aveva deliberato. Per la Serie A non dovrebbero esserci problemi, la B, per bocca del proprio presidente Balata, si è detta soddisfatta della ripartenza ed è per questo che le attenzioni adesso si rivolgono alla Lega Pro, l'unica contraria a ricominciare, anche considerando le difficoltà delle società di sostenere il protocollo. È ovvio che molto passerà dal confronto con lo stesso ministro e dalla necessità di dimostrare effettivamente l'impossibilità a farcela. E per quanto la situazione sia stata drammatica, con i numeri odierni non sarà semplice per Ghirelli dimostrare di non essere in grado di terminare.